Allora, cara Maria Teresa, ti abbiamo spedito la mia Caterina dorata. Ma dove sei? In un parco qui di Roma o a casa tua, scusami? No, è la casa della signora dove affitto, ho preso in prestito un pezzo di giardino. Per te. Ma grazie, e il tritavolte ti è arrivato. Il tritavolte è qui. È qui, fantastico. Allora Maria Teresa, tu perché non sei qui invece? Raccontiamo quello che è successo. Beh, devo dirti che sinceramente anch'io non so bene che cosa sia successo, perché ero tanto presa dal preparare Ether Parisi, un balletto che lei aveva fatto all'età di 19 anni e che io mi accingevo a provare a fare all'età di 63, e che ho cominciato a fare allenamento. Sforzi di qua, sforzi di là, e non so bene il momento giusto, credo di averlo individuato, ma non sono sicura, perché neanche io mi sono accorta, nel senso che ho sentito prima un ginocchio scrocchiare, poi una caviglia cedere, poi ho sentito male qui, insomma, sai, i doloretti di una certa, no? E così sono andata avanti, ho detto vabbè, la portiamo a casa a Ether Parisi, ero entusiasta. Poi rivedendomi ho visto che anche la voce mi mancava, avevo poco fiato, e insomma mi sono fatto un pelo male, ecco. E a questo punto la nostra Filo torna a fare... E le cicale, 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 cicale. Guardate, non si può muovere. E la formica, che invece non cicale mica. Ma venerdì sera, nonostante uno share pazzesco, milioni di telespettatori, non tutti forse hanno visto quello che è successo, quello che ha raccontato Maria Teresa. Attenzione, perché lei non l'ha capito subito. Cioè, poi dopo tu sei stata tranquilla e in realtà il dottore poi lunedì ti ha detto: ma dove vai? Stai a casa, perché pare che tu ti sia rotta una costola. Guardate. Ma sì, ha voluto lui a insistere e a controllare. Ha voluto lui. Contro il medico, ma sì, Maria Teresa, vediamo l'esibizione. Ti sei mai chiesta come si fabbrica un sogno? Entra nel mondo in blu. Coccoliamo i nostri prodotti per darti il massimo della morbidezza. E sono così flessibili che ti sembrerà di volare! Scopri la nuova collezione da sogno su inblu.com. Un trattamento notte concentrato che agisce sull'ovale del viso mentre dormi. Risvegliati con un viso scolpito e un aspetto ridefinito. Sentiti bene con te stessa, sempre. Vital Perfection Night Concentrate. Shiseido, Ginza, Tokyo. Buongiorno signori, comandiamo. Questa cosa straordinaria che sboccia sottoterra è la più grande passione della mia vita. Volevo fare qualcosa che non avesse mai fatto nessuno. Ogni giorno mi chiedevo come fare e poi ho capito. Le avrei tagliate sottilissime. È stata in questa rosticceria che le patate sono diventate le patatine. Rosticceria San Carlo 1936. Buona com'era. Ho voglia di parlare con te. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio. Maria Teresa Rutta è in collegamento da una casa che affitta per restare qui a Roma, ci ha tenuto a precisarlo. E con lei c'è il nostro tritavolte, perché doveva essere qui in studio, ma il medico lunedì le ha detto:
stia a casa, si è fatta male durante l'esibizione di Tale e Quale, quando faceva appunto la Parisi. E tu cosa hai risposto al medico? Io sto benissimo? Io ho detto sto benissimo, nel senso che ovviamente con quello che ho, ecco, questa inclinatura, eccetera, si può continuare normalmente a lavorare, a fare cose, però giustamente lui ha detto preferiamo che si prenda qualche giorno di riposo, e mi sembra giustissimo, la salute prima di tutto. E che io veramente non credevo di essermi fatta poi male, assolutamente, sai, come quando prendi una scivolata, sì, e batti, sì, le chiappe, chiaro, no? Ti metti, cioè, è normale. Ti allora, alzi e vai. Maria, noi Teresa, donne siamo così. Ma scusa, ma quindi venerdì sera Maggioglio con chi dialogherà dopo l'esibizione? Cioè, venerdì sera tu ci sarai o no, Tale e Quale? No. Allora ti sei fatta male. No. Da quanto tempo provavi a fare Tale e Quale? Sì. 11 anni. No, però devo dire la verità, aspetta. No, nel senso che 11 anni fa ho fatto il primo provino. Sì. Quest'anno è la 13ª edizione, quindi io ho visto un po' il programma e ho detto, io so cantare, figurati, adesso vado. Fatto il provino, ho guardato le facce degli autori, no, dei coach, eccetera, e ho capito che ero molto lontana da quello che desideravano loro, e adesso ho capito perché. Poi durante gli anni del Covid, sai, siamo stati tanto a casa, forzatamente a casa, e allora mi sono messa un pochino a studiare e ho mandato qualche provino che però non era forse convincente. Quest'anno c'è stato il provino in presenza, e quindi l'idea di tornare a Roma, di farmi vedere, di incontrare la gente mi ha entusiasmato, no? Dopo 2 anni chiusi in casa. E quindi mi sono preparata, io penso di aver preso Carlo però per sfinimento, ecco. Viva la sincerità di Maria Teresa, poi sicuramente non è vero. Senti Maria Teresa, scusa, visto che tu lì hai il nostro tritavolte, quindi io ti chiedo, tra Cristiano Maggioglio e Maria Teresa versione Eder Parisi, tu chi tieni e chi triti? Chi tieni e chi triti? Allora, guarda questa Eter. Questa Eter bellissima, io sono entrata nel suo body. Tu ti rendi conto cosa vuol dire entrare nel suo body? No, okay? Non ce l'avrei una mai fatta settimana. Io. Una settimana. Tu sì, è io che per me è stato difficile. È questo Maggioglio, io non conosco Maggioglio, perché io quando è arrivata in Italia non c'era Maggioglio, meno male, c'era Pippo Baudo. E quindi non ho dubbi. E quindi chi triti? Questa sera? Spaghetti italiani, spaghetti alla Maggioglio! Maria Teresa, è molto chiaro, tu hai dichiarato che il tuo sforzo non sarà vincere il programma, ma non arrivare ultima. Perché l'importante è appunto stare in gara, tornare in gara, divertirsi, migliorarsi. Yeah. Certo però che lì la vita non è facilissima. Vediamo l'esibizione di Maria Teresa. Buonasera, salutarti con un ciao è la cosa più bella che c'è. Eri una delizia, tanto quanto era deliziosa lei. Chapeau! Per me, conoscendo benissimo Sylvie Vartan, è stato un disastro. Guarda come luccica quella ragazza che si è alzata per farti la standing ovation. Sembra e Tale e Quale a tua figlia. La pioggia non esiste se mi guardi tu. Con nature a parte, dopo questa tempesta canora, ha mandato in tilt anche il meteo. T'appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo. Ma appartieni, se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Diciamo che c'è stato qualche punto in cui non eri a tempo, cioè è un mezzo rap, no? Dall'inizio alla fine, cara. Mamma mia che strazio, cara. Non vedevo l'ora che finisse di cantare. Visto il numero más horroroso en toda mi vida.
mamma mia! Maria Teresa, nel frattempo ti eri fatta male, non ancora lo sapevi. No, infatti, però capita assolutamente. E sai, non so, conosci la legge di Murphy? Quando sei arrivato in fondo, io ero arrivata in fondo, ma adesso ho cominciato anche a scavare. Hashtag la volta buona. Maria Teresa Ruta contro tutti praticamente lì al programma. Scusa Maria Teresa, ma quindi l'esibizione che avresti dovuto... No, sono tutti carini, no? No, certo. No, Caterina, no. Sono tutti carini, ovvio. Però sono io che sono meno brava di quanto pensassi, sinceramente. Perché ho sempre pensato di saper cantare. Ora so che non so cantare. Ma no, non dire così. Ma venerdì sera chi prenderà il tuo posto? Ma guarda, Carlo e Ivana Sabatini, soprattutto Ivana che mi è stata vicina proprio tantissimo in questi giorni, e anche Stefania, ma veramente tutto il cast, hanno pensato a Gwenda e quindi di restare in famiglia, anche perché bisogna portare punti a questa benedetta classifica. Beh, carina questa cosa, la sostituzione con la figlia, mi piace tantissimo. Allora chiediamo se fa piacere a lei, perché Gwenda è qui alla volta buona. Che meraviglia, che bello, mettiti qua, così puoi vedere bene la tua mamma. Eccola qui, finalmente la posso vedere, perché io non ho capito niente che cosa è successo, che cosa non è niente, successo. Fai le prese, lei giustamente dice, è del Parisi, era una 19enne quando si è esibita. Io ho, insomma, 60 anni e alla fine alza di qua, alza di qui, alza giù e niente, si è incrinata una costola. Senti, comunque adesso lo possiamo dire, no? Qui è la volta buona, per cui insomma, mamma ha fatto 11 provini. Ma l'ha detto? Io ne ho fatti 12. Pure tu. Quindi ma siete l'ossessione di Carlo allora, Conti, quindi, però, ragazzi. Quindi io e Malgioglio, sai, abbiamo una certa empatia col ballerino di mamma. Cioè, comunque sono molto contenta di prendere il posto di mamma. L'abbiamo dovuta, insomma, infortunare momentaneamente, ma è andata così. Maria Teresa, ti è piaciuta questa sorpresa di Gwenda qui in studio? Niente, ti sostituisce anche qui. Abbiamo dovuto abbattere, ma torna e vedrai che un paio di giorni... Per sostituirmi, ieri sera subito di corsa le ho chiamata per sostituirmi e già ruba la scena, lo sapevo. Bisogna farsene una ragione a un certo punto. In amore, scusa, in guerra. Sì, ecco. Ma hai cominciato anche a provare, quindi? Ma io, infatti, è stata tutta una cosa, allora, perché io sapevo che dovevo venire da te e tra l'altro approfittavo a fare una sorpresa a mamma in presenza, per cui la volevo abbracciare. Io adesso non so dove ti vengo a trovare, cara mamma. E quindi c'è una bellissima sorpresa a mamma, che però insomma mi ha fatto la sorpresa a me, perché quando mi ha detto no amore guarda mi sono non posso esibirmi, io ho detto vabbè è uno scherzo, è vero, mamma che dice io non posso esibirmi è una cosa impossibile, e poi invece insomma ho parlato anche con la produzione che mi ha detto no in effetti abbiamo pensato a una sostituzione, e io sono rimasta veramente senza parole, anche perché adesso è praticamente domani, cioè abbiamo un giorno neanche, non, e chi non ho sarà il calcolo io? Perché mamma avrebbe dovuto fare Elettra Lamborghini, e io farò Elettra Lamborghini! Vedrai che il cielo non ci trova, facciamo tardi questa sera, siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizia con te, non riesco a nasconderti che quando ci penso poi mi manca l'aria, è caramello, non è cioccolata, perché ogni notte inizia con te, non riesco a nasconderti che è caramello, non è. Facciamo così, tu fai Elettra Lamborghini e di nascosto di Carlo Conti io ti mando Filomena che canta. Perfetto, ma tu puoi insegnarmi a twerkare, perché no, poi... No, guarda, è sbagliato proprio persona, lascia perdere. Allora chiederò a Dario Salvatori che sa tutto, magari... A twerkare, Dario. Certo, cioè, apprendo una cosa in questo istante. Apprendo una cosa in questo istante, che avete fatto 12 provini e tu 11. Ma no, poi, no, io più di mamma, perché lei poi vince sempre. Poi diciamo dei giallisti, ma insomma, avete battuto le regole dei giallisti.
la famiglia. E quindi a Sanremo a questo punto, insieme a Janice. Comunque, mamma e figlia, la passione per il canto, in realtà loro l'hanno sempre avuta. Certo, diciamo così, con dei risultati altalenanti. La passione è giusto, perché non è che siete delle cantanti. No, guardate. Ai 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 ai, mutaccia, lasciamo qui. Cici, cocò, ci sono tre civette tutte sul comò, il gallo canta chi, chi, a barabà, cici, cocò, la figlia del dottore si sposò, il gallo canta cri, 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 cri. Cici, cocò, ci sono tre civette tutte sul comò, il gallo canta chi, chi, siamo scordinati anche nel balletto. Scusate, però ricordiamo che Maria Teresa meraviglioso ha inciso una canzone con Nilla Pizzi. Cioè, quanti lo hanno fatto? Secondo me Carlo Conti l'ha ricordato e ti ha dato fiducia, Maria Teresa. Sì, penso di sì, è stato l'ultimo CD di Nilla Pizzi, aveva desiderio di fare anche una canzone molto allegra come A Sereye, cantata in italiano, prendendo questa bella filastrocca, e dato che io scrivo libri di favole, ha pensato a me e alle Las Margaritas per fare questo brano che è molto divertente, e per me è stato veramente, credimi, un grandissimo onore. Beh, lo immagino, la grande Nilla Pizzi. Gwenda, la passione per il canto e la musica, possiamo dirlo, è un affare di famiglia, perché tu eri molto più piccola, che già adesso è giovane, ma era proprio piccola, quando proprio su Rai 1 con Carlo Conti ti esibisci con la mamma ai raccomandati. Pensa che quella è l'unica cosa che io ho vinto, per cui lo ricordo molto bene, perché l'unica puntata in cui ho vinto, forse non partecipava mamma contro di me, perché lì è veramente impossibile, non, quando c'è lei io non vinco assolutamente niente, però ricordo con grande piacere. Ricordo con grande piacere, perché fu un momento in cui furono molto affettuosi, forse mi fecero vincere, non lo so. Quanti anni avevi? Forse 14, 15, in adolescenza, ecco. Vabbè, rivediamo quel momento. Siete Maria Teresa. Fantastica. E papà? Fantastico anche lui. Io ho voluto che lei studiasse, poi se farà un altro mestiere mamma sarà molto contenta e anche papà sarà molto contento, però almeno se dovesse seguire le nostre orme potrà dire di essere preparato. Delego sempre lei. Il vero amore per sempre unito dal cielo e su in terra anche se vuole. Bello, grazie. È uno dei pochi momenti che sono anche insieme i miei genitori, anche perché ovviamente ognuno ha la propria vita, ma è bello. I figli li vogliono vedere sempre insieme i genitori? Un pochino da qualche parte. Più che altro è bello quando c'è un rapporto tra tutti. Io, insomma, oggi ho un bellissimo rapporto con Roberto, il marito di mamma, che è un secondo papà. Però cioè, io poi da figlia femmina ho questo amore per papà. Anche quando ha queste uscite così? Sì, 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 sì. Poi ci litigo tantissimo, cioè abbiamo un rapporto conflittuale. Ricordo una volta da te, cioè io e mio padre cosa siamo una sì, ma non lo so, perché poi mi racconta delle fidanzate, cioè mi e io dico papà sono la figlia, non mi invece quindi non è un rapporto complesso. Coinvolgere. Sì, certo, perché ha molta confidenza nei miei confronti, cioè un papà è un po' ingombrante, impegnativo, ma non parliamo però degli assenti, no, perché non è no. carino, giusto Maria Teresa? E parliamo dei presenti. Chi
è a casa perché niente, sta male, quindi deve stare a riposo, e venerdì sera, lo ricordiamo, non ci sarà a fare quale show, e a prendere il suo posto è sua figlia. E a proposito di figlia, Maria Teresa, tu, insomma, sei una di quelle donne che in televisione dall'inizio ha fatto la differenza. Giornalista sportiva, e dicono, vabbè, dove darà come un gatto in tangenziale, e invece no. Conduttrice di programmi molto importanti. Nel frattempo, mamma di due figli, con un marito, giornalista, Medeo Goria, impegnativo, e non aggiungiamo altro. Insomma, Maria Teresa, tra la tua carriera e la vita da casalinga, qual è stata la volta buona tra stare a casa con i tuoi figli o lavorare tanto e gestire i tuoi figli, a volte anche a distanza? Cosa tieni e cosa triti? Guarda, qui mi hai portato la carriera e la vita da casalinga. Io credo che una donna è una donna, poi può scegliere qualunque cosa voglia fare nella sua vita. Vuol fare la moglie, vuol fare la madre, vuol fare la donna in carriera, vuole lavorare in maniera più serena, vuole avere il sabato e domenica libero. Ognuno di noi è una persona libera di scegliere, però deve anche perseguire i suoi sogni e tentare di trovare la sua serenità, il suo equilibrio. Io non sarei felice senza la mia carriera. Qualunque essa poteva essere, guarda, avrei voluto fare studiare oceanografia, lavorare sulle navi, piuttosto che fare la vetrinista, per esempio, un altro lavoro che mi sarebbe piaciuto, ma avrei sempre scelto di continuare a lavorare, perché noi donne siamo multitasking e riusciamo anche a fare la casalinga. Ci alziamo, prepariamo la colazione, portiamo i figli a scuola, andiamo a lavorare, torniamo, li portiamo ai compiti del pomeriggio, li portiamo a ginnastica, andiamo a vedere il saggio, arriviamo a casa, prepariamo presente la tortella, controlliamo i compiti presente e poi sfinite anche facciamo le mogli. E allora uomini, fatelo voi quello che facciamo noi. E quindi cosa tritiamo? La casalinga. La casalinga! Ma attenzione, non la casalinga in quanto casalinga, No, diciamolo, non la casalinga in quanto casalinga, diciamolo, specifichiamolo. No. Il sacrificarsi, sacrificare i propri sogni. Tu prova a pensare quando c'è qualche nonna, qualche zia, l'hai sentito dire, io ho sacrificato la mia vita per i miei figli. No! Però attenzione, no, io vorrei sentire tua figlia. Si in colpa. Io voglio sentire però Gwenda, perché poi a casa, quando la mamma lavorava e inseguiva i suoi sogni, voi eravate a casa da soli, con una nonna, una tata, non entro. Un figlio poi, come vive quei momenti? Quei momenti, non il presente, quei momenti. Ah, io ho sempre un po' accusato, no, mamma, un po' di, quando ero più piccola, di egoismo, nel senso che abbiamo discusso molto su questo. Io penso che anche ai figli faccia bene anche la quantità di tempo, oltre la qualità di tempo, e quindi però vedevo una mamma entusiasta sulle proprie cose, poi bellissime, sulle nuove sfide, no? A volte un figlio invece il genitore è tutto il suo mondo e vorrebbe essere tutto il mondo del genitore, per cui magari i propri battibecchi, le questioni del voto scolastico sono questioni importantissime, mentre magari hai un genitore che è distratto da mille cose. Oggi mi trovo nella situazione invece di essere più donna, io ancora non sono mamma, spero presto, ma mi rendo conto che anche quando hai una vita affettiva come io ce l'ho col mio compagno, un po' più strutturata, non è facile, perché veramente noi donne facciamo tutto, perché obiettivamente, anche se non è giusto, però la cultura italiana ancora porta la donna a fare la maggior parte delle cose anche quotidiane. Facciamo di meno, facciamo vedere che si può andare avanti facendo di meno.
sì, cioè io ci provo, però è proprio, cioè bisognerebbe proprio lavorare alla base, no? La verità è che alle donne vengono insegnate alcune cose, agli uomini meno. Cambiamo, per cui noi donne anche io sono d'accordo, però tendiamo anche a fare tutto e a essere anche un po' accudenti, a volte anche un pochino troppo. E io mi rendo conto invece da giovane donna che faccio fatica, perché anche io quando magari ho uno spettacolo a teatro, anche io magari che ho un'occasione, mi concentro solo su quello e poi tutto il resto lo lascio indietro. Per cui ecco, quello che ho capito è che conciliare tutti gli aspetti della vita, tra l'altro aspetti che ti coinvolgono al 100% a livello di entusiasmo, di energia e di impegno, è veramente una cosa complessa. Noi donne siamo multitasking, però forse facciamo a volte degli sforzi veramente grandi. Io vedo i maschietti che fanno una cosa alla volta, adesso lavoro, non posso perché devo fare, cioè capite? Sì, ma quando diceva non posso perché lavoro, tu pensavi che il lavoro per tua mamma era più importante di te? Ma io odiavo la televisione e soprattutto l'oggetto televisore, per me questo oggetto che pazzesco, c'era in casa, poi alla fine tu ci lavori, era sì, ma è un meccanismo anche un po' psicologicamente perverso, mi autoboicotto, perché diciamoci la verità, cioè io ci lavoro autoboicottandomi, perché andare a fare in 2 giorni Elettra Lamborghini è veramente un modo per dimostrare che mamma è sempre la migliore. Mamma che è stata la prima donna ad affrontare temi sportivi e guarda come lo faceva. E a questo punto il quadro dei risultati con il sorriso che non conosce confini, noto per la lentezza del suo eloquio. Grazie Sandro. Benissimo, allora andiamo subito a vedere in dettaglio la schedina di questo 27 settembre e vediamo invece il sommario di questa Domenica Sportiva 1724. Come vedete, 2 titoli per il calcio. Il primo dedicato all'esultanza dei tifosi giallorossi per il sorprendente primo posto in classifica della loro squadra del cuore. Poi un saluto particolarissimo e con tanti complimenti veramente di cuore a Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria, perché è nata Gwenda. È nata Gwenda, 3,50 kg, una splendida bambina. È stata brava anche in questo, Maria Teresa. Auguri a Gwenda, che sembra un gerundio al femminile. Maria Teresa, tra l'altro io non sapevo, ma a casa tua tu sei una nipote d'arte. Il professor Broccoli mi parlava ieri di una tua zia. Ho detto, ma professore, domani che c'è Maria Teresa? Poi non è venuta in studio, ma ci sei in realtà? In collegamento, dico, ma dobbiamo capire questa zia da dove arrivava. Professor Broccoli, buon pomeriggio, come sei? Buon pomeriggio, ben trovata Maria Teresa, ben trovati tutti quanti voi. Lei è Maria Teresa Ruta, presentatrice del Festival di Sanremo del 55, nel 56, una somiglianza incredibile. E poi c'è questo comune denominatore con Gwenda, perché tutte volevano fare la cantante. Guardiamo. Ah, ma vedi allora? Vedi? Guardiamo. Prima o poi. Maria Teresa Ruta, sì, non è un errore, la prima annunciatrice della RAI di Torino. Noi la guardavamo, eravamo principianti, lei stava per lasciare la TV perché si diceva, si spettegolava, ha trovato un ottimo partito. Era bello e ricco. È stato anche un buon marito? Certo. Meno male. E lo è tuttora. Però volevo dire che di fronte a tutte le cose che hanno detto i miei predecessori nella trasmissione, vorrei dire questo. Io sono entrata in televisione alle 52 e ho fatto una cosa come attrice, cioè ho recitato come attrice e come cantante, ho cantato, perché il mio ruolo in realtà era quello della cantante, io cantavo. Rimpianti? Prima. No, per carità. Grazie, ho continuato Maria a cantare Teresa. In casa. Guarda, emozionatissima. Signorina, buonasera. Non lo sapevi? No, ma poi sono felice di vedere la zia Maria Teresa, perché me ne hanno parlato tanto in famiglia, ma non sapevo questa cosa, questa passione per il canto. Prima o poi per qualche canto, generazione ce sentito, la farà. Gwenda, poi tra parentesi dice, no, io poi voglio lasciare la carriera, ho trovato un buon partito e mi sono sposata, e tanti saluti alla carriera, quindi siamo... E ha sbagliato, doveva stare col marito, buon partito e fare la carriera. Tesoro, nel 56. Ma c'è ragione. Nel 56 era quasi normale. Guarda Maria Teresa che commossa sta. Per forza, perché poi tra parentesi c'è questa somiglianza incredibile tra Maria Teresa Ruta anziana,
Maria Teresa Urta, ragazza, cioè quella che vedo davanti a me, Gwenda, e era una signorina, buonasera. Prima, giustamente, avevano accennato, buonasera, signorina, buonasera, perché erano le signorine, buonasera. Erano queste annunciatrici, che vediamo in video qua, che erano educatissime, dicevano sabato, non sabato, probabilmente, no probabilmente, che è diverso. Quindi la dizione perfetta, l'eleganza, entravano dentro casa, guardate che belle immagini. C'è anche, tu odi il televisore, Gwenda, però in questo caso il televisore che stiamo per vedere atteneva negli anni 50 unite tutte le famiglie, lo vediamo, guardiamolo qua, la prossima, con le famiglie che si riunivano insieme, si offriva il caffè, si guardava il televisore, non la televisione, e vi ho portato un'altra... Come la chiami, Caterina? Voi chiamate fake news, giusto? Le fake news, siamo pieni di fake news. Lo so, e io ve ne ho portata una essenziale. Cioè? Che basa proprio dall'inizio della nostra televisione. Dunque, il 3 gennaio del 54 inizia la televisione a trasmettere regolarmente. E normalmente tutti quanti voi, noi, anche poi i colleghi autori, dice, ma questo è il primo annuncio. Guardiamo un momento il primo annuncio, guardiamolo un momento. Il primo che non è una fake news. Vediamo il primo annuncio. Va bene. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano. È falso. Cioè? È stata fatta nel 64, 10 anni dopo, tant'è che le immagini che passano dietro, l'ha inventato un grandissimo personaggio che era Ugo Zatterin. Lei è Fulvia Colombo, una collega di Maria Teresa Ruta, dizione perfetta, eleganza, come tutte le Ruta, diciamo, no? Tutte le Ruta, così facciamo un bel complimento, che è un complimento sentito. E questa è stata inventata dopo, è stata fatta dopo, materialmente dopo. Ho portato un ricordo personale per Maria Teresa, vediamo un po' se lo riconosce, dopo la Fulvia Colombo. È un'automobile, la riconosci Maria Teresa? La vedi, soprattutto? È una Topolino Amaranth? Abbiamo girato mezza Italia qualche anno fa a Milano con questa automobile. Sì. Te la ricordi? E così come ho portato per chiudere... Ce l'ho ancora! Questo non lo sapevo, questo lo ignoro, come diceva Vittorio Gassman, questo lo ignoro. E poi, siccome ti sei fatta male ballando, abbiamo portato in omaggio a Gwenda, in omaggio a te e alla nostra amicizia, un altro passo da ballerina 1984 con Silvia Nebbia ed Enzo De Caro, come quando fuori piove. Anche qui eri abbastanza agghindata e con questo ti saluto, vi saluto. Grazie professore. Vediamo. Ma un pezzo incredibile, Maria Teresa. Incredibile, ma non me lo ricordavo più. Pensa quanti scheletri ho negli armadi e pensa quanti altri potrebbero arrivare, anche perché Maria Teresa, siamo partiti da casalinga o mamma in carriera. E prima ancora hai tritato Maggioglio, io adesso ti chiedo, tra l'uncinetto e la vita da nonna e in giro per il mondo col tuo Roberto, cosa tieni e cosa triti? Perché diciamo che Gwenda ormai... Attenzione a cosa dirai. Prima l'ha detto, non ha ancora un figlio. Qui la scelta è dura, lo sai che io sono una grande viaggiatrice... E quindi per me scoprire le altre culture, conoscere gli altri popoli e fa parte del mio desiderio di conoscenza. E sai che io in ogni luogo dove vado la prima cosa che assaggio è il pane, per capire che sapore ha quel popolo. E l'altra passione è l'uncinetto e la vita da nonna, che comunque è una vita che io spero di poter percorrere. E allora perché... ti fermo e mi direi tra pochissimo cosa vuoi tritare. Sì. Perché tuo genero, tuo futuro genero, Mirko,
fidanzato di Gwenda è stato convocato oggi. Pure lui? Pure lui! Non c'è Maria Teresa in studio, bisogna, capito? È una congiura, aumentare allora la famiglia e magari arriva anche a Medjugorje, questo non lo so. Mirko, fidanzato di Gwenda, qui alla Volta Buona. Io ci sarò se tu vorrai. Ciao Caterina! Tutto fa tendenza perché tu sei l'inviato di Greta. Sì, raccontiamo l'Italia, abbiamo questa grande responsabilità. Infatti. Io nel mio caso faccio il turista quasi per caso. Alla per fine come mamma però, a scoprire le eccellenze ti sei italiane. Fidanzata con un giornalista, con un inviato, come mamma alla con fine, Amedeo. Vedi, c'è questa storia che si ripete da Maria Teresa Ruta, tra l'altro veramente grazie anche alla ricostruzione di Umberto Brocchi, che stimo tantissimo. Mamma mi ha sempre parlato di lui, è stato veramente un regalo. E quindi vedi, la storia si ripete, si ripete, si vedi? Ripete. Prima o poi qualcosa. Tu potresti cantare. Perché dobbiamo trovare qualcuno che canta. Ma Maria non mi Teresa sembra che lui voglia cantare, sostituisce ragazzi. Quella. Non mi sembra che abbia questa voglia. Adesso, Maria Teresa, torniamo al tuo tritavolte. Perché io mi chiedo, questi due ragazzi a un certo punto forse vorranno mettere su famiglia. Me lo confermate? Assolutamente sì. Questo che vuol dire? Questo vuol dire che... C'è stata una proposta? Non ancora. E qualcosa aspetti? Ci sarà, molto presto. Quando? Magari anche oggi. Oggi o adesso? Qua? Magari c'è la band che mi può dare una mano. Caterina, il tuo programma si chiama La Volta Buona, quindi permettimi se ti puoi mettere questa insieme. È una sorpresa per me. No, ma queste sono giornate quindi difficili. Io vorrei che oggi sia la nostra Volta Buona. Noi ci siamo già sposati. Guarda per lei, via non, spirituale non a Santo Domingo. Non ci siamo sposati in chiesa, come piacerebbe a me, magari nella mia terra, nella mia Sicilia. E quindi quale miglior momento se non la nostra Volta Buona con Maria Teresa in collegamento? Tuo papà che sicuramente ci starà guardando per chiederti se vuoi sposarmi. Non so come si fa, è la mia prima volta. Per cui... Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. Scusate, ma io mi sono seduta qui in prima fila, sono qui Gino. Ciao. Cioè, che dolce! È una cosa meravigliosa questa. Maria Teresa, ci sei? Sì, sono tanto felice. Sono tanto felice per Gwenda, perché io sono la mamma di Gwenda. Sono un po' preoccupata per Mirko. Ogni tanto quando lo vedo lo incontro. Mirko, che cosa ti dico? Mari, eventualmente mi verrò a rifugiare da te se ci sarà qualche notte buia. Esatto, perché ogni tanto dico a Mirko, scappa! E quindi... Si dice sempre, Caterina, che dietro un grande uomo ci sia una grande donna. In questo caso io dico che dietro una grande donna c'è una grande mamma. Ho una colpa di solito. Io ho amato Mirko, Caterina, sai? Sono rimasta un attimo dal primo giorno... Sta tremando, sì, Gwenda. Caterina, sai, volevo dire che io ho amato Mirko dal primo giorno che l'ho incontrato. Scusa, stavo commentando l'anello, bellissimo. Ci piace. No, parliamo, cioè, bello. È bellissimo. Ci sono due cuori, una stella. Adorato.
È semplice come il nostro rapporto. Bello. Non ho voluto fare nulla di impegnativo. Ragazzi, ma qui tocca organizzare il matrimonio. Cioè, come siamo messi? Data, location, tutto. Beh, su quello sicuramente ci aiuterà Maria Teresa, che è argento vivo come donna, per cui rimettiti subito in forze, torna tale quale, aiutaci a preparare il matrimonio. Quindi, Maria Teresa, torniamo a 30 volte. Cosa triti? Giro per il mondo o la nonna? Lo fai adesso guardando tua figlia e il tuo futuro genero? Certo, e tra l'altro il 30 aprile scorso si è sposato suo fratello Gian Amedeo con la fantastica Francesca, e quindi io assolutamente voglio fare la nonna! Brava Mari! Beh, ha messo da parte i viaggi per che voi, per lei sono veramente il filo rouge della sua vita. Maria Teresa, io ti ringrazio, ti aspetto in studio. Certo. Intanto però il 30 volte portatelo, che mi serve domani, per favore. Vabbè, ti saluto Roberto, sai, ti tuo marito. Certo. È suo marito? Sì, sì. Pensavo di aver fatto una gara. Ti aspettiamo in studio. Maria Teresa con Roberto, vi aspetto in studio, intanto seguiremo se ci sarà questo matrimonio, perché la proposta c'è stata, mi avete, cioè, sorpreso, davvero? Sì, no, ma io sono, cioè, sono rimasta, poi Mirko, devo dire, veramente è un ragazzo di una dolcezza, un romanticismo. Ma poi è bello questo ragazzo, È bello, l'ho visto come inviato, però da vicino, davvero? Brava Guida, brava. Restate qui adesso, non vi muovete dal nostro divano.